Sperano in un ritorno alla normalità e si preparano in vista della prossima stagione estiva. Dopo gli anni difficili legati all'emergenza sanitaria, il settore della ristorazione cerca di ripartire per ridare nuovo slancio alle proprie attività. Ai microfoni di TV City alcuni rappresentanti del settore di Corso Garibaldi. Purtroppo dopo due anni di Covid le, le, come dire, le nostre abitudini sono cambiate totalmente, ma di tutti, quindi sia degli anziani che dei giovani. E chiaramente questo eh, ci ha portato un po' di sofferenza, specialmente agli inizi di quest'anno perché chiaramente eh, quello che vedevamo prima, ragazzi per strada, movimento, Movida e quant'altro, si è notevolmente rallentato. Speriamo nella ripartenza della, come dire, della, della stagione, quindi primavera e State che ci sia un, un ritorno alle buone abitudini precedenti. Eh, colgo l'occasione anche per parlare un po' di turismo perché è importante eh, questa voce, noi ci siamo, avete fatto proprio voi dei filmati per promuovere Torre del Greco come città turistica, però poi ci siamo fermati lì, quindi ho fatto anche una lettera all'amministrazione per individuare almeno i punti base per dare continuità come dire, a una città cosiddetta eh, turistica, no? quindi ho, ho fatto un elenco di voci molto come dire, puntuale, precisa. Diciamo, con l'aiuto di un nostro consulente, e abbiamo specificato le minime cose da farsi per rilanciare Torre del Greco come città turistica. Parlando della cosa più banale, la segnaletica. Se giriamo per Torre non c'è una segnaletica che indica esattamente dove sono le nostre bellezze storiche. No? quindi partendo dalla Piazza Santa Croce, dalla casa del Vincenzo Romano, da tutto quello che è il nostro patrimonio culturale. È necessario che l'amministrazione in questo senso, almeno risponda alla mia, perché ho fatto una PEC ufficiale, avrei dovuto avere un incontro che non ho ancora avuto, risponda non a me, ma a questi quesiti che ho posto e anche ai costi. Che ho, diciamo ho analizzato per poter fare qualcosa, perché nelle voci di bilancio, come sappiamo, non c'è una voce riguardante il turismo. È, una, è come dire, un, un un fardone unico no? e praticamente non ci sono voci di dettaglio. Quindi questo era per smuovere un attimo e per far prestare l'attenzione all'amministrazione su questa questione. Prima del Covid c'era un movimento di ragazzi, di artisti, di persone, c'era diciamo, un bel movimento sul territorio che dava, come dire, era diventato anche un riferimento per i comuni adiacenti. Purtroppo il Covid ci ha dato questa avanzata, non dipende da nessuno, però dobbiamo partire con delle cose concrete, perché se no ci parliamo spesso ma non concludiamo nulla. Eh, voglio precisare che io sono presidente di un'associazione, quindi rispetto le istituzioni, quindi non faccio una questione di politica o di parte, però le istituzioni devono accogliere anche quelli che sono i suggerimenti delle associazioni. E sono stati tre anni abbastanza complicati e difficili da gestire, quindi speriamo in diciamo, una ripartenza per l'estate con tutte le nuove, diciamo una volta abbattute tutte le, le limitazioni Covid, che tutto possa ritornare alla normalità. E il turismo qui a Torre? Il primo quattro ore è sempre diciamo, non preso in considerazione come bisognerebbe fare perché comunque non siamo mai eh, messi a paragone delle grandi realtà tipo Sorrento, Capri, perché non abbiamo forse infrastrutture, non abbiamo un'organizzazione all'interno della città. Però da cittadino torrese sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per poter eh, prendere in considerazione il discorso turistico.